Era imprenditore ed ex carabiniere morto Roberto Poiati, 58 anni, nella notte tra lunedì e martedì sull'autostrada 4 tra Grumello e Telgate, travolto da un camion guidato da un quarantenne di origini rumene. Nel buio il 58enne avrebbe lasciato la sua auto in panne lungo la corsia d'emergenza per un probabile guasto. L'uomo è sceso dall'auto per chiedere aiuto quando è stato investito dal camion, morendo sul colpo. Sotto shock il camionista, che potrebbe anche essere indagato per omicidio stradale. Secondo quanto riferito, non è stato facile identificare la vittima, dato che ci sono volute delle ore. Era un grandissimo fan di Umberto Tozzi ed era tra gli organizzatori dei più importanti raduni dei fan del cantante in Lombardia e non solo. Così lo ricordano gli amici, anima pura e buona come poche, fulcro portante di attimi a cui infondeva con incredibile positività, allegria e spensieratezza. Lascia la moglie Marieke e i figli Davide e Fabio.